La guerra è perduta. L'Austria, da grande potenza orgogliosa, è ridotta a un piccolo stato insignificante. Il Kaiser ha abdicato. È stata proclamata la Repubblica. I reduci tornano in un mondo in cui niente è più come prima. Alcuni, quando la guerra è finita da anni, sei immolato per la nostra patria, per il nostro Kaiser. Il tuo sacrificio non verrà dimenticato. La lettera. La lettera. Per mia madre. Me lo hai promesso. Gliela darai tu di persona, Sesta. Stiamo arrivando. Erschöpft nach Hause ziehen, dann sollen überall die Siegesfahnen wehen und künden sollen. Grazie. Addio, Sesta. Ce l'ha fatta. Spogliatelo e buttatelo nel fiume. Gli ho promesso di riportarlo a casa. Butto nel fiume anche te. Non erano questi i patti! Non erano questi i patti. Benedetta tu sei tra le donne, e benedetto il frutto del suo tuo Gesù. Farebbero troppe domande. Niente corpo, niente rogne. Per una madre è importante sapere dove riposa suo figlio. Forse è morta anche lei dopo tutti questi anni. Guardate! Vienna! Vienna! Freudenau! Cimitero dei senza nome. Corpi arenati a riva. Morti e suicidi, ammazzati, che nessuno reclama. Thank you.
Carismati. Oh, sbrigatevi! Muoversi, 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 veloci! Ho detto muoversi, via! Tenente Perk, Imperial Regio, Reggimento Dragoni. Ritardo di 2 anni. Spostatevi e fatemi il favore di mettere i sacchi di carbone in magazzino e di levare le corde. Cos'è quello? Rosso, bianco, rosso, Repubblica Austriaca. Il Kaiser non c'è più adesso. Le corde vanno assieme alle altre corde. E i sacchi di carbone vanno in magazzino. Dov'è Erika? Non c'è. Se l'è svegliata un'altra volta. Datevi da fare con quei sacchi. Su, 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 metteteli in magazzino. In magazzino! Oh. Muovetevi, avanti! Marcia senza cadenza. Io sono stato sul fronte sud dell'Isonzo. 5 battaglie. Fino a Saint-Germain. Volete parlare della guerra, ma la gente la vuole dimenticare. Se posso, signor colonnello. I miei uomini ed io siamo stati prigionieri di guerra per ben 2 anni, tutto per la nostra patria e nessuno ci ha detto... Le cose sono cambiate e adesso niente è come prima. Sono tempi bui. Ecco. C'è la Casa Rossa per chi non ha dove stare. Avrete da dormire e da mangiare, insomma... quello che vi serve. Siete congedati dal servizio militare. Signor Tenente, che cosa succederà adesso? Siamo rimasti completamente soli. Se hai bisogno di qualcosa. Ora tutti alle vostre posizioni. Esercitazione a inizio tra 2 minuti. Uomini. Solo 2 minuti all'esercitazione. È tutto per ora. Non sono ammessi in ritardi. Meresmati. Bauer, noi andiamo in avanza scoperta. Vediamo se fanno un goulash come si deve. Kovac. Bauer, mi raccomando. Colonnello. Buona fortuna. Anche a lei, signor Tenente. Cina, dimenticate i guai. Argento è di provenienza ariana. È garantito. Ma sei un ebreo per caso? Eh? Una moneta! Una moneta, signor ufficiale! Battaglia per l'Isonzo! No, alla guerra! Stasera riunione da Lugner! Al bando le armi! Ho delle belle pollastrelle, senza tabù. O vuole un maschio? Ho 2 bei ragazzi. Thank you.
chi è? Cosa vuole? Ora chiamo la polizia. Sì, bravo cucciolo. Misericordia. Ma allora il padrone... Come sei cresciuto? La signora Anna, voglio dire, la padrona non è più qui. Porca miseria. Dai mendicanti. Ci avete fatti diventare dei mendicanti. Preferisco dormire per strada piuttosto che in quell'ospizio per poverazzi, maledizione! C'è qualcuno? Che furia! Hai troppa fretta! Eh sì, che ho dovuto imparare a fare tutto da sola. Padrone... Si tolga quel cappotto, non vorrà riempire di pulci tutto l'appartamento. Qui le cose vanno molto male, molto male. Le famiglie sono rimaste senza soldi, e lo sa, persino suo suocero ha perso tutto, tutto quello che aveva guadagnato. Obbligazioni di guerra, maledetti. La signora è andata a lavorare in fabbrica. È tanto brava, la signora Anna. E adesso dov'è? Credevamo tutti che lei non sarebbe più tornato. E per questo se n'è andata. È andata a vivere da sua sorella in campagna a Gumboldskirchen. Almeno lì hanno sempre qualcosa da mangiare. E Anna... Insomma... Per caso... Si è... È una donna onesta. Ha lavorato duro per mantenere se stessa e la bambina. Sono tutti ammattiti da quando non hanno più il Kaiser. Ognuno fa come gli pare. Che roba. Allora io torno di sotto. Darò la notizia alla padrona. Ne sarà contentissima. No, io voglio farle una sorpresa. Signor commissario! Buongiorno. Buongiorno, dottoressa. Non è un buongiorno se comincia così. Vero. Uomo, sui 20 anni, costituzione gracile, uniforme da ufficiale dell'esercito imperiale, ferite da fuoco e da taglio, cicatrizzate e contusioni. Un reduce di guerra. Sì. Di questi tempi, la metà delle vittime sono reduci di guerra. E 2/3 sono assassini. Così ha trovato lei il cadavere. Ha visto qualcosa di strano? Aspettavo un cliente. Quale cliente? Nome, indirizzo? Cosa? Dovevo solo fottermi. Non lo so. Signor mica chi è. Che sarà fa? Stata una lite tra ubriaconi. Perché mi portate? Arresti un papone e qualche gitano. Li metta sotto torchio e poi vediamo. Questo è un quartiere di gente molto povera. Non sì, possiamo... santo cielo, cerchi indizi. Arresti gli zingari, le solite cose. Si dia da fare. È stato torturato prima che perdesse conoscenza, con l'obiettivo di infliggergli la massima sofferenza. È ancora vivo. Flatulenza post mortem.
I peti sono tra le poche cose che riusciamo a fare anche dopo che siamo morti. Molto interessante. Iscrivetevi alla società sionista, Palestina. Questi ebrei orientali sono dappertutto. Esiste una terra... E lurida feccia, i profughi. Vogliono vivere là a spese nostre, sa? La Palestina. Abbiamo combattuto per questo? Io non credo. Dobbiamo riprendersi la nostra vita. Abbiamo diritto a un futuro migliore anche noi. Buongiorno, uno per Gumpos Kirschen. 70 groschen, prego. Buongiorno. Fermatelo! Dal ladro! Ehi, ehi, ehi! Dal ladro! Calma, dove corri? Fuori i documenti! Il mio portafoglio! Quell'uomo fuori i documenti! Il mio foglio di congedo è dentro al portafoglio. Calma! Me l'ha rubato quell'uomo! Mi ascolti, adesso si calmi e si guardi in tasca, d'accordo? Signor commissario? Sì? Accanto al cadavere ho rinvenuto questo appunto. Allora? È tornato. Questa confusione, che diranno quelli che abitano nel palazzo e poi così sfasciate la porta. Non avete diritto di fare così, vi potrei denunciare, non sapete che... Che succede? Peter Perk! Io gliel'ho detto che non... Venga con noi. Sono perché? Due poliziotti. Le facciamo noi le domande. Ha fatto qualcosa di brutto, padrone? Dov'era la scorsa notte? Le manette sono necessarie. Dov'era la scorsa notte? A casa mia. Testimoni? C'è qualcuno che l'ha vista? So cosa vuol dire testimoni. Potremmo sbatterla dentro, sa? Peter, sei proprio tu. Felice di rivederti. Per questo mi hai trascinato qui come un delinquente? Testimoni, credo che sappia cosa vuol dire. È sveglio il giovanotto. Che cosa ha detto? Andiamo a parlare nel mio ufficio. E lei gli tolga queste manette, forse? Subito, signor commissario. Oh, pardon. Commissario, hai detto. Complimenti. Ne hai fatta di strada, Victor. Sono felice che tu sia tornato. Ti trovo bene. Sono vivo. Questo di certo non te l'aspettavi. Il primo giorno di guerra gridavi urrà correndo dietro alla bandiera del Kaiser. Senso del dovere, certo. Ma era qui, nella polizia, che dovevi restare come me. Devi crescere un po', Peter. Devi ammettere di aver preso la decisione sbagliata anche nei confronti di Anna. Non parlare di Anna. Hanno ammazzato un uomo. Dove stavo io era normale. Non siamo in guerra, la guerra è finita. Forse meritava di morire. Questo era accanto al cadavere, mio caro Peter. Forse è interessante, no? Guarda. Pare che fosse un suo commilitone, tale Tenente Kreiner,
Un paio di giorni fa hanno risalito il Danubio dal Mar Nero. Erano in un campo di prigionia russo. Forse ha litigato col suo amico? E così lo ha crocefisso? Lei dice? Dopo una lite tra amici? Ah. Signori... Ah, costei è la dottoressa Körner, il nostro medico legale. I suoi colleghi uomini sono tutti stati arruolati. E così vi ritrovate una donna tra i piedi. Questo non l'ho mai detto. Ma so che lo pensa. Bentornato, ispettore Perk. Ah, vi conoscete già? Interessante. Sì, segni di strangolamento, ma non è morto per questo. Con un cavo. Insomma, è lui o no? Tenente Hermann Kreiner. 6 anni di onorato servizio. Era il suo primo giorno in patria. Camminare. Ehi, ehi. Che vuoi? Chi non è morto in guerra è rimasto mutilato. O ha riportato gravi danni psichici. Mi scusi, signor Parker. So che cosa volevo dire. Non si inquieti. Ha perfettamente ragione. Victor. Peter. Commissario. Signorina. Dottoressa Körner, onestamente, pensa che Perg possa essere coinvolto nell'omicidio? Io non penso affatto che lui sia coinvolto. Penso, al contrario, che solo lui potrebbe risolvere il caso. Era un suo collega, no? Au revoir, merci beaucoup, signor colonnello. Te addio, pidocchioso. Le chiavi dell'appartamento, quando andrà a Gumpolskirchen da sua moglie, e quando ci andrà? Chi è stato ad aiutare Anna durante la mia assenza? Ah. Renner, il grande benefattore. È una fortuna avere degli amici come lui. È un uomo così generoso e simpatico, quel suo amico commissario. O per colpa della guerra doveva morire di fame. Che cosa ne sa lei della guerra? Ha ragione. Della guerra non so niente, ma so che il posto di un padre è accanto ai suoi figli. Avevamo bisogno di lei, ma voleva fare l'eroe. E adesso la smetta di scappare. Thank you.
Scott! Vuole reintegrare Berg nella polizia. La vittima aveva con sé un foglio con il suo nome. E quel foglio dimostra che non è stato lui. Sì, ma quell'uomo si trova in cima alla lista dei nostri sospettati. Lista? La sua attività investigativa ne ha fatto scovare degli altri sospettati. Peter Berg dava la caccia ai criminali quando lei ancora si faceva la pipì addosso. Erano belli i vecchi tempi, vero? Quando i poliziotti del regime borghese sbattevano dentro i poveri diavoli. Mio fratello non è mai tornato dalla guerra, mentre quelli ricchi come Berg se la sono cavata. La guerra è finita, santo cielo. Ora mi ascolti, mi faccia il favore di andare a prendere Berg a casa. Ma c'è un altro cadavere. A Vintalbrook, vada. Vada dal collega Berg, scattare. Ma... Non mi interessa affatto se è stato un agente di polizia. Finché non ha un alibi, lei è il primo sospettato. Documenti. Sono insieme a loro. Severin. Avete toccato qualcosa? No. Eccolo. Ha trovato lui il cadavere. Abbiamo chiuso immediatamente il passaggio, come richiesto. Ehi, ragazzi, via di là, subito! Mocciosi, te paglia. Vuole aiutarmi ad esaminare il cadavere, per favore? Perché non lo chiede al nuovo collega? Ho saputo che è qui proprio grazie a lei. Non mi fido di lui. È un amico del capo. Ma non è amico mio. Invece Rosta è a Kosh. Cosa? Il gatto ha 9 code. La frusta. Sì. È come se la pelle della vittima fosse stata lacerata da degli artigli. E le croste sulle ferite? Devo prima esaminare me. Sale. Per ritardare la morte. Aveva ragione. Sono impazzito. Prima sul luogo del delitto, tra morte, crimine e sofferenza. Mi sono sentito per la prima volta a casa, ma qui è diverso, questo mondo mi è estraneo. Le andrebbe di bere un caffè? Io temo di non essere molto adeguato al contesto. La invito io. Se è disposto ad accettare l'invito di una donna. A me la guerra ha giovato. In circostanze normali i superiori mi avrebbero lasciata a marcire in un archivio. I tempi moderni. Ma se ci riflette, qualcosa è migliorato. La libertà, la giustizia, i cambiamenti. Mi piacciono i cambiamenti. Anarchici. Ma può essere.
Saranno anarchici, comunisti, futuristi, dadaisti. Oggi sono tutti isti. E lei? Realista. Nonostante la realtà che vede. Proprio per questo. E pacifista. Tutta la retorica su guerra, onore, patria. Lei non riesce a capire. No. Lei ha preferito l'esercito alla sua famiglia. Cosa ha detto sua moglie quando è tornato? Non so se ha ancora voglia di stare con me. Cosa può aspettarsi mia figlia da un uomo così? Perché di che cosa ha paura? Mi scusi, non dovevo dire ciò che ho detto. Sono sicura che sua moglie l'ama ancora. Grazie del caffè. Venite tutti qui. Oggi non si batte chiodo, ragazzi. Basta ridere, dobbiamo decidere cosa fare. Una fame che non ci vede. Dobbiamo inventare qualcosa. Avevate mai visto un morto? Io mio padre. E ora il suo nuovo patrigno lo riempie di botte? Sentite. Non capisco come sia possibile che quell'uomo abbia trovato il morto prima di voi. Insomma, una gamba sola, le stampelle e voi. Sentito, lo sapevo. Dai, dei ragazzi così svegli. Te l'avevo detto. Forse c'era qualcos'altro lì accanto. Senta, so che alcune volte è possibile che i soldati dispersi. Esatto, mio fratello, il caporale Josef Zeppel, l'Imperial Regio Dragone. Cosa significa che manca l'appello? Che c'è? L'ho trovato. Il gatto a 9 code. Non capisco perché gli abbiano tagliato le dita delle mani e dei piedi. Attraverso le impronte digitali è possibile determinare l'identità di una persona. Non dia retta a tutte quelle sciocchezze moderne, Severin, la prego. Chiedo scusa. Può essere un rituale. Ma allora perché lasciargli un dito? Ho parlato del tuo reintegro, ma a quanto pare non dovrebbero esserci ostacoli. Il comando è d'accordo, ma non potrai sottrarti a un breve periodo di prova. Periodo di prova? Hai idea di quello che ho fatto per te? Sai come stanno Anna e Magdalena? Marlene. Marlene sta benissimo. Ma tu non eri. Berg? Conte von Starkenberg. Signor Starkenberg, oggigiorno. Potrei farla arrestare all'istante per attività filo-monarchiche.
L'ex ispettore Perg della Omicidi è stato prigioniero di guerra e ora che è tornato ci assiste in... Come si chiama la Russia adesso? Unione Sovietica, giusto, Perg? È passato dalla parte dei rossi? Signor commissario capo, io comprendo. Era una domanda, sua... compagno Perg, solo una domanda. Dittatura del proletariato. Una gran bella trovata, vero? Lei è un comunista? Ho fedelmente servito la mia patria, più a lungo e... Avete visto come bravo a eludere le domande? Deve averlo imparato da quelli. Non vogliamo nessun covo di vipere rosse in questo comando di polizia. Non è vero, Renner? Ci mancherebbe, conte. Signore. Abbiamo almeno risolto il caso con l'aiuto di questo bolscevico? Quasi. Ottimo. Tra una settimana il ministro dell'interno terrà una conferenza stampa sulla soluzione del caso. E se non sarà risolto, dirà di aver debellato una cellula bolscevica nella polizia. Renner. Siamo fiduciosi? Le donne dell'esercito della salvezza cucinano malissimo. Ci trattano come cani qui, come cani rognosi. Il vostro sacrificio per il Kaiser non verrà dimenticato. Questi li fa un commilitone austriaco. È un vero amico. Oggi i nazionalsocialisti sono gli unici che ci capiscono. Che si curano di noi. Il tenente Greiner è stato ucciso. Greiner non voleva vivere. Non più ormai. Ha ragione lui. Bauer non è scemo come sembra. Greiner non voleva vivere. Kovac. Greiner era qui. Con voi nella Casa Rossa, vero? No, è andato via subito. È andato via? Ma hai notato qualcosa? C'era un uomo. Chi era quell'uomo? Bauer, chi era? Qui nessuno si guarda in faccia. Ci si vergogna. C'è, che cosa hai visto? Sta buona, Marlene. Allora, è riuscito ad andare da sua moglie? I candelieri d'argento, i disegni di Klimt e tutti gli altri beni che doveva custodire. Li porti subito di sopra. Potrebbe anche dirlo con gentilezza.
Lo sa che il commissario Renner mi dava sempre una mancia generosa? E se era mattina presto me la dava doppia. Amico. Io l'ho sempre amata. Sin dal primo momento. E poi è successo nel 18, anni bui. Non avevamo tue notizie. Almeno da 3 anni. Neanche una parola. Niente. È durata 4 settimane. A un certo punto ho capito da solo che lei veniva con me perché sapeva che non si sarebbe mai innamorata. Lei sapeva che non avrei mai potuto oscurare il suo amore per te. Per lei ero solo un signore gentile. Ho preso anche il Veronal una volta, ma persino come suicida sono un fallimento. Peter. Fermo così. Ecco, potrebbe sentire un leggero dolore. Si sta cicatrizzando bene. Ora stia fermo. Fatto. Che ne dice? Così dovrebbe andare bene. Ora 19 denti bianchi. 19 denti. Torno tra un attimo. Vuoi fare qualcosa con me? Normale costa 10 ed è provato 15.
cosa volete da me? Che cosa volete da me? Lo sapete che non c'era un alternativo? Vattene! Sparisci, coglione! Mi dispiace, dottoressa. Il signor Ferge sarà qui solo domattina. Bene. Grazie, buonanotte. Dottoressa. Scusi. Permesso. Oggi è venuta al comando. Cercava il signor Berg per passargli informazioni che a me non vuole dare. Lei non sa chi è Berg, non è vero? Il caso Molden lo conosce? Il colonnello Molden, sì. La vedova Verde? Il caso Stankowski? E Perga? Mm-hmm. Il macellaio di Ernans violentava e scuoiava ogni donna che non si accontentasse di cucinare e pregare. Guai se era migliore di un uomo, anche se era solo una dattilografa al dipartimento di medicina. Le chiedo scusa. Se non fosse stato per lui, ora non sarei qui. E un uomo come lui deve umiliarsi per poter essere reintegrato in polizia. 19 paletti di legno. È l'informazione che volevo passare a Berg. Il primo uomo è stato trafitto da 19 paletti. 19. Come le dita e i denti. Sarà solo un caso. È lei, detective. Che cosa abbiamo qui? Guarda un po'. Fermi! Arrestatemi, vi prego. Sono uno sporco vigliacco. Certo, certo. Una dormita per farsi passare la sbornia e, se vuole, domani l'arrestiamo. Mia moglie mi vuole lasciare, vorrei vedere. Mm-hmm. Lei mi odia. Mi odia perché ho perso la guerra. Davvero? Meglio in prigione che con lei. Ho perso tutto. Siamo tu e io. Guardami. Ti ho detto che mi devi guardare! Tu! Tu non riuscirai a distruggermi, piegarmi. Per Dio, il Kaiser e la patria. Mi avete raggirato. Oh.
Avrai una morte atroce. Preparati a soffrire. Ehi, che stai facendo? Ti abbiamo preso. Ora vieni con noi in prigione. Non ti muovere. Dopo prenderemo anche il tuo compare. Suo amico ha pisciato. Lui non è mio amico. Il signor Perga ha pisciato sull'altare, mi scusi, urinato. Il signor Perga è un testimone importante. Eccoli qua. Lo posso fare qui. Fate silenzio, vi rinchiudo insieme ai nazionalisti. Tutta colpa vostra. Può darsi, ma pisciare su un altare è blasfemia. E anche urinare. Senta, collega, quell'uomo è il miglior investigatore che abbiamo. Però deve firmare. Servono 3 nulla osta. Mi aspetti qui. È stato fortunato. Se non avesse pisciato sull'altare, quella donna non avrebbe mai chiesto aiuto. Non ha nemmeno capito di averle salvato la vita. La Kerner mi ha raccontato tutto. Dei suoi successi, di sua madre a Gerberfirth. No, non doveva. Non è stata una coincidenza. Con le sue indagini si è avvicinato all'assassino. Solo risolvendo la questione sociale possiamo curare il crimine. Dunque, per lei l'uomo non può essere malvagio? Io credo che possa esistere un mondo più giusto. Internazionalista, solidale, senza fame, senza guerra e senza più crimine. Mi ha avvicinato mio fratello al socialismo. Lui diceva... Severin. Per caso ho ascoltato la sua telefonata. Quella per suo fratello. Lei ci spera ancora. Risulta disperso ormai da circa 2 anni. Ma la speranza non l'ho ancora persa. Io l'ho conosciuto. Caporale Josef Severin, 4° Dragoni, nel campo. È morto. Scusi, sono scivolato. Avevo 10 anni. C'era un cimitero di navi nella baia. Giocando a nascondino, sfondai il ponte corroso di un rimorchiatore. Mi cercarono tutti disperatamente. La notte arrivò una tempesta. Durò 2 giorni. E io rimasi immerso in acqua con una gamba rotta per tutto quel tempo. Ormai ero troppo stanco per gridare. Ero troppo stanco per lottare contro il Danubio che saliva. La squadra di soccorso si era arresa. Credevano che fossi annegato, trascinato via dalla corrente. Mio fratello rimase sempre lì, agendo contro ogni logica. E alla fine riuscì a trovarmi. Lui non si è mai arreso. È stato un eroe. Fino all'ultimo. Scusi, dottoressa Kerner, posso? Certo. Io ho saputo della sua
Sì. Disavventura, diciamo così. Sì. Ha colpito ancora? Gliel'hanno riferito? No. Cos'è successo? Ha immobilizzato le gambe della vittima in una gabbia piena di ratti. Due dozzine di ratti affamati. Ratti. Un gesto davvero disumano. Disumano? Provi a sfogliare un giornale. Tortura e omicidio sono molto umani. È un assassino perverso e vanitoso. Crea quadri di morte. Io capisco la furia, la passione, la follia, capisco anche la guerra. Certe situazioni costringono la gente a fare cose orribili, ma... Signor Perry? Che cos'è? È musica nera americana. La chiamano jazz. Sì, ma loro non sono neri. Su, lo ammetta, si è divertito. Batteva il ritmo con i piedi. Quando ho lasciato Vienna c'era il valzer del Bel Danube Blu, l'operetta. E adesso è come se fossi entrato in una macchina del tempo. Grazie per avermi accompagnata a casa. È stato un piacere. Anche per me. Cosa stai pensando? Se potrai mai essere felice. Dobbiamo vedere la scena del crimine. Hoffman, tu resta qui, agli ordini. La vittima era un bracciante aggiornata di nome Eugen Richter. La Körner ha scoperto l'identità dell'uomo del ponte. Era anche lui un soldato, il colonnello Bernfeld. Bernfeld. Eugen Richter non era un bracciante. Era un capitano di cavalleria. Quindi conosceva anche lui. Dobbiamo andare da Renner subito. È sabato pomeriggio, non so dove sia. Renner può cambiare le sue idee, ma non le sue abitudini del sabato. Buonasera, signori. Sono già membri del club. Scusi. Severin, come ha fatto ad uscire di prigione? Non c'è tempo ora. Ascoltami bene, Victor. Conosco il movente dell'assassino. Nel campo di prigionia dove sono stato, davano il massimo della pena, in ogni caso. La morte? No, peggio. Tortura di ogni genere. Gatto a 9 code, gabbia dei ratti, acqua ghiacciata. E dopo lasciavano sfogare i commilitoni. Perché mai?
Se non denunciavamo i tentativi di fuga, fucilavano un uomo ogni 10 prigionieri del campo. Decimazione. Eravamo 240.000, siamo rimasti in 50.000. Tifo, dissenteria. Fame, freddo. E poi le fucilazioni. Russi. Non sono peggio degli inglesi, dei francesi o di noi. Nel campo c'era un comitato. Lo componevano 6 ufficiali che erano i nostri rappresentanti. Questo comitato ha scoperto che 20 prigionieri volevano fuggire. E così è stato chiesto loro di non farlo. Sono stati pregati, implorati. Finché alla fine uno dei 20 si è fatto convincere a rivelare quando sarebbero fuggiti. I 6 ufficiali non ebbero altra scelta. Denunciarono la fuga e salvarono la vita a 5.000 uomini. E i fuggiaschi? I 19? Loro li hanno torturati a tal punto che chi li ha traditi è impazzito. Credimi, non ho mai visto niente del genere. Ma cosa ha a che fare con l'inchiesta? Kreiner, Bernfeld e Richter erano tutti membri del comitato. Ah. E come mai Bernfeld aveva solo il pollice? Il punto non è che gli hanno lasciato un dito, ma che gliene hanno tolte 19. Kreiner è stato trafitto con 19 paletti di legno e scommetto che nella gabbia c'erano 19 ratti. 19 uomini traditi. Uno deve essere sopravvissuto. Dobbiamo trovare gli altri membri del comitato. Perché saranno le prossime vittime. E chi erano gli altri membri del comitato? August Weninger, del birrificio Weninger, e il conte Resmati. Non hai detto che erano 6? Il sesto non è mai tornato. Su, non perdiamo altro tempo. Andiamo. Peter, tu no. Starkenberg ha saputo della tua bravata sull'altare. Per lui è vilipendio alla religione, bolscevismo. Io non mi scavo la fossa da solo perché tu hai voluto pisciare in chiesa. Non puoi. Quindi sei fuori. Mi dispiace, non è colpa mia. Hoffman, vai dietro. Hoffman, signore? Accompagniamo il signor Perger per un tratto di strada, come privati. Ma certo, ispettore. Come privati. Hoffman, aspetta qui. Agli ordini. Non avete saputo del giovane conte? 2 giorni dopo il suo ritorno, pum! Il palazzo ora appartiene alle assicurazioni contro gli incendi della Bassa Austria. E il conte doveva dormire in portineria. Che tempi! Non ci si è adattato. Eh no, niente affatto. Magari si è risparmiato una morte orribile. Oppure ha abbandonato una vita interessante. Ispettori Perge e Severin, scusi il disturbo, cerchiamo il signor August Weninger. Prego. Dov'è il capitano Weninger? È uscito questa mattina presto, forse alla fabbrica. Grazie Fritz, 10 minuti di pausa. Mi piace.
Il capitano Weninger mi parlava spesso di Shushu. Potrebbe dirmi dov'è? Shushu. Pensavo fosse una lei. Ah, lui, lei, al giorno d'oggi. Conta solo l'amore, no? Lei è il maggiore Perg, è stato con August sia in guerra che in prigionia. Lui dice sempre, Perg e io eravamo più forti perché c'era qualcuno ad aspettarci a casa. Passa le notti qui dentro. Non vorrei insinuare che abbiamo un rapporto contro natura. Certo che no, perché sarebbe vietato nella nostra modernissima repubblica. Lei mente. Miei cari, è stato veramente molto interessante. Ma se non avete un mandato, vi devo pregare. Possiamo sempre tornare per farle altre domande. August mi ha parlato di lei. Gli piaceva molto. Era suo amico. Ma non abbastanza amico da parlare con me di un aspetto tanto importante della sua vita. E provi a dirmi come avrebbe reagito lei. Me lo immagino, certo, il romanticismo della trincea. Se voi ragazzi non aveste così tanta paura di toccarvi in tempo di pace, non ci sarebbe bisogno di guerra. Dia un bacio ad August da parte mia. Di sicuro è al birrificio. Mi scusi. Non l'ho fatto apposta, mi scusi lei. Forse c'è stato un guasto. Chi può saperlo? August! Sono Perk! Capitano Weninger! È qui! Una cosa. Là. Cloroformio. Sì. Chiami i rinforzi. In fretta. Agli ordini. Otto blocchi di ghiaccio con parti di cadavere. Ce ne sono 19. Cerca ancora. Agli ordini. Qualcuno vuole vendicare 19 uomini. Ma la domanda interessante è... che cosa è successo al 20esimo? Quello che li ha traditi. Quello che è impazzito.
padella di zuppa e un pezzo di pane, gente. Solo una scodella a testa. Signor tenente. Ho detto una. Caporale, vieni qui. Sto cercando Bauer. Dov'è? Si è preso una razione di zuppa in più. Bene così, ora... Abbiamo trovato Nininger. Ucciso. Greiner, Bernfeld, Richter, sono tutti morti. Il comitato. Solo una scodella a testa. Dov'è Bauer? Dov'è? Una sola. Non crederà che sia stato Bauer. Lei conosce Bauer. Ascoltami. No. Ascoltami, Kovac. No. Forse si è pentito di averli traditi e ora vuole vendicarsi di quelli che lui crede lei responsabili. Conosce Bauer. Forse finge di essere Bauer! Diglielo tu che non può essere la verità! Eccolo là! Prendetelo! Andiamo! Via, andiamo! Attenzione, gente! La guardia! È armato! Indietro! Frost, vedi! Soldato, mettiti su lanzanti! E ora lascialo andare. Voglio solo parlarti. Fidati. Non si farà male nessuno. Lui è Hoffman. È un bravo giovane. È un innocente. Nessun altro innocente deve morire. Lo sai, vero? È colpa nostra. I nostri compagni morti. Io volevo soltanto... Lo so. Lascialo. Così. Bravo. Lascialo andare. Sì. Dammi il coltello. Dio benedetto! No! Bauer! Per la Bauer! Gli hanno sparato. Sì, a tradimento. Bauer! Bauer! Sei tornato a essere uno di loro, eh? E adesso dei tuoi vecchi commilitoni te ne freghi, eh? Fatevi, fate passare, fate passare! Berg! Berg! No, lui è solo un testimone. Berg! Berg! Splendido lavoro, Peter. E così il caso è brillantemente risolto. Bentornato in polizia. Stipendio buono e pensione garantita. Spiegazione. Mi dispiace tanto. Ma mia moglie. Non mi devi spiegare niente. Qui con te sto bene. Domani si vedrà. È tutto così facile. No. È tutto terribilmente complicato. Ma non mentre si balla al Prater.
Marlene. Ciao, Peter. Tu. Dov'è mia figlia? Dimmi che cosa gli hai fatto. Puoi minacciare. Sono già morto. Dammi la pistola. O non saprai mai dov'è la tua famiglia. No. Su, dammi la pistola. Dimmelo, ti prego. Seguimi. E quando Bauer non era insieme a te? Ho già risposto a questa domanda. Vi ho detto che io non c'entro niente. Sai cos'è il reato di favoreggiamento? Di qua. Ecco. Guarda. C'è tua moglie. La vedo. Suo marito, tornato dalla guerra, le ha scritto una lettera dicendole che voleva incontrarla. Poi le ha fatto recapitare un messaggio. Le ha detto di andare alla cattedrale, alla grande messa per la pace. Hai visto il pacchetto? Lei non sa che è una bomba all'ibrite. Da orologeria. Se entra in chiesa moriranno migliaia di persone. Se invece le spari, neanche se ne accorgerà. Uff, finito. Che ne dici, Berg? Il calcolo è ancora più semplice questa volta. Una vita contro quella di migliaia di fedeli. Anna morirà in ogni caso, col proiettile o col gas. Se spari alla madre, salvi la bambina. Peter, forza! Premi il grilletto. Dall'altra parte... ci sono brave persone che credono di sconfiggere la guerra pregando. Falle morire, in fondo cosa importa? Avanti, spara. Ci penserà la dottoressa a consolarti. Soltanto pochi secondi e poi sarà finita, Peter. Coraggio, spara. Spara!
Spara! Spara! Io non farei mai del male a una bimba innocente. Come li hai conosciuti? Un soldato semplice con degli ufficiali? Al campo di prigionia. Erano nel comitato. Richter, Bernfeld, Weninger, Eresmati, Kreiner e Perg. Perg era nel comitato. Sono stato in mezzo ai cadaveri. Sono stato in gabbia, con i ratti. Dio mi ha fatto sopravvivere per trasmettere agli altri il mio dolore. Eravamo responsabili di 50.000 uomini. 50.000! Uomini storpi e malati che attendevano solo la morte. Noi avevamo una possibilità. Ma voi avete consegnato i miei uomini agli aguzzini. È per loro che devo farlo. Ma chi credi di essere per poter giudicare chi ha diritto di vivere e chi no? Eh? Ti credi Dio? Dio è morto con la guerra. Io sono il Dio della vendetta. Il messaggero del prossimo massacro. Bauer è innocente, mi dovete credere. Io ti credo e so che Perga è in pericolo, sempre che sia ancora vivo. È qui l'ispettore Severin? Sì. Mi manda un uomo. Mi ha detto di dirle Perg e Pummerin. Pummerin? La campana della cattedrale. E i 19. Hoffman, raduna gli uomini. Avresti ucciso migliaia per tua moglie. Ma di noi non ti importava. Non riesci a capire che io devo vendicare i miei compagni. So bene che quello che ho fatto era sbagliato. Sbagliato perché nessuna scelta era giusta. Già. Non c'è proprio giustizia in questo mondo. Diciannove morti per colpa tua. Andiamo, Peter. E io sono più morto di loro. Lo sai come hanno ucciso il giovane Meyerhofer? L'hanno sventrato mentre era ancora vivo. Uff.
Le sue urla erano orribili. Polizia! Aprite la porta! Hoffman, vado io! Credo di averlo colpito. Quel bastardo è mio. No, chiamami i forzi. No, aspetta! Non vuoi che succeda sul serio? Dammi la pistola. Perché? Severin, rimani dove sei! Ma sei impazzito! Togliti da lì! Severin, non ti muovere! Non dovresti essere qui! E chi lo dice? Via di là, perché? Fa come ti dice! Tu chiudi quella maledetta bocca! Severin, fermo dove sei! Non permetterò che ti uccida! Spostati! No! Mi hai colpito, fratellino. Ma come? Perché? No, io non capisco. Che cosa ho fatto? Hai solo dato la caccia a un assassino. Joseph, vieni con me. Vieni a casa con me. Vieni a casa con me. Ti prego, io ti ho cercato, io ho fatto di tutto. Lo so. E sono così contento di rivederti. Joseph, vieni. Berg, va all'inferno! L'avevi capito. Tu l'avevi capito. Tu l'avevi capito. Avresti dovuto dirmelo. Voleva che suo fratello fosse un eroe, così gliel'ho lasciato credere. Eroe? Prima vi uccidete in guerra e poi uccidete i vostri compagni a casa. È più facile uccidere che condurre una vita dignitosa. È così grave da aver bisogno dell'intervento di un medico legale? Non piangerti addosso. Abbiamo fatto entrambi un ottimo lavoro. Dottoressa, Peter... Ci vediamo lunedì, primo turno. Porterò i Kipferl. Per anni non ho pensato che al mio ritorno a casa e adesso... Ma potrebbe essere un ritorno alla vita. Una vita nuova.
potrebbe piacerti. Sono un uomo diverso da quello che è partito per andare in guerra. E anche Anna sarà una donna diversa ormai. Non so se questi due estranei abbiano ancora qualcosa in comune, però... se non faccio almeno un tentativo...